quindi aiuta questo gioco con il confronto con l'esterno a mantenere una posizione. La quarta cosa, che non è una regola, ma quando si parte in coppia, soprattutto può accadere. Questi qua, guarda, la ferramenta. Io sono qua un secondo, quando schiacciate play, sarete quindi qua, aspetta. Collaborazione, c'erano ancora le vecchie famiglie nobili, adesso questo tutti i loro palazzi. Poteva avere il XIII, XIV secolo e hanno di comprare secondo me, sì. Adesso cosa hai? Sì, queste aree, però stai là, cioè tu vai lì e vai lì per te. Le osterie hanno bisogno di tutte piene perché si fermano a mangiare. A collegare. Cadi una volta, fai dei ricordi. Modi proprio di dove sportarci un po' tutti, secondo me, non con gli altri. C'è una panchina. Raggiungila, siediti e guarda. Le piramidi. No, cioè, ma c'è l'archeologia in questa regione? Ma c'è l'altro. Ogni cantiere è un'avventura anche umana, è un lavoro fatto qui a Cividale dove c'è la banca. Questo intervento per la posa di infrastrutture ci ha consentito. Sono venute le classi. Laica che qui si trovava al XIII. Le porte sono più basse. Il quartiere ha conservato ancora più. Le porte, no? C'erano le mura, no? Allora tuttora batte la campana alle 10. È vero, sì, sono un... È stato proprio per adattarsi all'allargamento e all'espansione della città, perché... Facendo attenzione e prosegui diritto. Noi siamo cresciuti. È anche difficile pensare e immaginare una visione di futuro, cioè... C'è un... Resta un momento e guarda. Pensavo più avanti. C'è una nicchia alla tua destra. Fermati qui, sul ponte. Ah,
Thank you.
istante dove la metti, lei sta, resiste in ogni condizione. Non c'è più l'uomo col bastone, la Laura a volte è arrabbiata, ora i dolci le sono proibiti, altre volte... La cassetta dei primi, no, seguo con le... Sì, così Giusy mi ha detto che questo è un errore. 21 e want to thank the organization Mittelfest for welcoming us, for hosting us, and all of you, because today you meet two grand Lithuanian people, two artists, Čiurlionis and Mačernis. Intorno delle immagini della visione, io subito in volo in cielo, scegliendo i passi, camminate anche voi, andate avanti e l'incertezza finirà, lasciatemi solo. Aspettate, non lasciate solo, ho paura di rimanere solo e ho paura di quello che vedo.
pantaloni. E vedo una marionetta. E quelle marionette sono io. E non capisco più cosa è vero e cosa non l'è. Stesso. A differenza di qualsiasi altra cosa, non è soggetta al divenire ed è doppiamente ineluttabile. Dentro la strana geometria spaziale che crea, si è destinati a incontrarla. Schwarzschild si lamenta di qualcosa di strano. Ha cominciato a crescere lì dentro. Non lo so nominare. Definire, ma ha una forza incredibile, offusca tutti i miei pensieri, è un vuoto senza forma e dimensione, un'ombra che non posso vedere. È morto. Gli ufficiali medici gli diagnosticano il pentito. Una malattia in cui il corpo non riconosce più le proprie cellule, le attacca violentemente. Un padre che parla ai propri figli non riesce a convincere. Lui stesso non riesce a spronarsi di rosso la sensazione che dall'inizio della guerra tutto si muova più velocemente, come se stiamo scivolando in discesa. Incontenibile dell'infanzia. Thank you.
ci permetterà di decifrare la forma in cui è organizzato l'universo. Stella compie studi sull'equilibrio dell'atmosfera del Sole, descrive la distribuzione delle velocità stellari e propone un meccanismo per modellare il trasferimento radioattivo. La sua mente salta da un argomento all'altro con un impeto incontenibile. Arthur Eddington lo paragona a un comandante di guerriglia. Poiché le sue incursioni avvenivano dove meno ci si aspettava e la sua voracità intellettuale non conosceva limiti, si estendeva a tutti gli ambiti della conoscenza. Come quello perseguito dagli alchimisti ed è mosso da una strana urgenza che non sa spiegare neppure a se stesso. Sono stato infedele ai cieli. Leati a cui l'ho invitato suo fratello Alfred, ordina di guide di allentare le corde nel tratto più ripido dell'attraversamento di un ghiacciaio, mettendo a rischio l'intera spedizione. Lo fa soltanto per avvicinarsi a due colleghi, fermi a pochi metri da un crinale, e risolvere un'equazione su cui stanno lavorando insieme, tracciando simboli nel ghiaccio perenne con le punte delle loro piccozze. La sua totale mancanza di responsabilità fa infuriare il fratello, che nonostante abbiano passato quasi tutti i fine Alfred sa quanto può essere ossessivo suo fratello maggiore. L'anno della sua laurea sono rimasti bloccati in cima al Brocken, nelle montagne dell'Ohio, a causa di una tempesta di neve. Per non morire di freddo costruiscono un ma il freddo gli danneggia i nervi della mano destra, perché nel rifugio si è ripetutamente tolto i guanti per controllare i calcoli di una serie di curve ellittiche. Crede che il nostro sistema planetario a lungo termine sia destinato all'instabilità e avrebbe vagato come un astro solitario sino alla fine dei tempi, a meno che lo spazio non sia piatto. Anticipando Einstein, Schwarzschild ha considerato l'ipotesi che la geometria funzioni, ma che possa piegarsi e deformarsi. Analizza così la possibilità di un universo semisferico, darebbe origine a uno strano mondo avvolto su se stesso, come una spirale, un uroboro. Quale vento la trascina con la furia di un angelo lanciatosi dal cielo che cade, cade, cade! In Belgio, di supporto al bombardamento dei tedeschi contro l'anello di fortificazioni che la circonda. Poiché Schwarzschild ha svolto il suo addestramento in una stazione meteorologica, viene messo a capo dell'attacco. L'avanzata dei tedeschi, infatti, è frenata da una nebbia che si alza all'improvviso, così densa che si fa buio in pieno giorno. Immersi, nessuno dei due eserciti osa attaccare per paura di sparare sui propri soldati. Ma cosa c'è? Il clima di questo paese, così caotico, che si sottrae irrimediabilmente al nostro controllo e alla nostra conoscenza, scrive a sua moglie dopo una settimana di vano lavoro nel tentativo di contrastare l'effetto della nebbia o almeno di prevedere il momento in cui sarebbe comparsa. Di fronte al suo fallimento, i suoi superiori decidono di arretrare le truppe a una distanza di sicurezza
ed iniziare un bombardamento massiccio e indiscriminato. Sparano senza risparmiare munizioni né preoccuparsi delle vittime, lanciando palle del calibro di 42 centimetri da un gigantesco cannone che le truppe soprannominano Grande Berta, finché la cittadella, che era rimasta in piedi dai tempi dell'impero romano, non viene ridotta a un cumulo di macerie. Lo dichiarano incurabile.